Signore e signori, benvenuti alla quarta giornata di campionato. Presentiamo oggi Zimbabwe Black Ops. Che ti ricorda questa partita? Mi ricorda la finale del mondiale che abbiamo visto in estate. Ha visto la vittoria di Gaio e compagni con un'insolita tripletta di Alessio Panasci. Una sorta, diciamo, di vendetta forse dei Black Ops nei confronti della squadra di Gaio. Tutto da vedere questa partita. Però qui si giocano tre punti. Qui si gioca tre punti, due squadre che ovviamente hanno bisogno di punti in questo avvio per evitare brutte sorprese magari nel proseguo del campionato. La novità è che Cosentino non c'è, ma dall'altra parte c'è Russo, il nuovo acquisto dello Zimbabwe. E si acquista, grande acquisto anche per rendere un po' più imprevedibile l'attacco di questi Zimbabwe. Dall'altra parte c'è giustamente, manca il cannoniere, manca il bomber, colui che si assume le responsabilità quando ci va a buttare la palla dentro. Vedremo, insomma, manca anche Vizzini, sostituto Gita Indovino, altra bella assenza. Comunque, bella giornata, aspettiamo solamente il fischio dell'arbitro per iniziare a divertirci. E non vediamo l'ora. Intanto la palla tocca adesso Marranca. Marranca contro Lifuda, grande giocata di Marranca, la mette in mezzo, Parente! 1-0 di Parente, è la sua esultanza. E qui tutt'altro che loser Roberto Parente, bella giocata di Walter Marranca a sinistra, ovviamente un cioccolatino per il suo numero 10 che non poteva sbagliare nonostante Di Gesù si aspettasse il contrario dalla tribuna. Oh, forse non si aspettava questo gol la difesa dello Zimbabwe. Attenzione Sansone, attenzione qui, la difesa dei Black Ops è distratta, Lifuda in mezzo! E Lifuda trova il gol, voleva metterlo in mezzo, Indovino non se l'aspettava ed è rete 1-1 Camuca. E qui Lifuda ci ha dato dimostrazione che i suoi inserimenti possono essere importanti per questo Zimbabwe. Bello lo scambio con Sansone, due piccoletti se così possiamo dire dello Zimbabwe. Confeziona il pareggio, Indovino un po' distratto. E allora d'acca per Traina. Marranca, però Marranca si è dipinta, poi bella palla per Traina, tutto molto bello ma Traina spreca così. Gran palla qui di Marranca, la seconda in questa via di partita dopo quella che ha confezionato il gol di Parente. Qui Traina poco freddo anche per l'uscita di Garofalo. Sta arrivando adesso Marranca dall'elettrovia, capisce tutto per Icone, ma si riconduce da Parente che mette in gioco d'arca, non riesce a passare su Sansone. Adesso Sansone può portare in controllo, velocissimo, infermabile Sansone, a tu per te con Indovina, lo mette in mezzo Marranca, poi Sansone, incredibile! Mamma mia che si è divorato qui Sansone, occasionissima per lo Zimbabwe. Gol mangiato in maniera clamorosa da Sansone. Quarto d'ora. Buon accorso, salta Panasci, ancora buon accorso che cerca Traina, attenzione, esce Garofalo, bravo qui, a evitare il gol del 2-1 a Traina. Occhio dall'altra parte per Ricone. Se n'è per Ricone, salta Parente, ancora per Ricone, Indovina, in un minuto due ghiotte palle gol per entrambe le squadre. Eh sì, una parata per parte, qui è stato bravo a restare in piedi Indovina, ma occhio ora Ivan Di Franco, palla al piede. Di Franco, chiusa da buon accorso, per Russo, tu per tu con Indovina, la palla è lì, e lui domina Russo! 2-1, rimonta completata! E qui palla splendida per Russo che non doveva fare altro che spingere, Indovina ha provato a opporsi ma non ha potuto nulla con un giocatore così che segna il suo primo gol nell'apertura del 2-1. Nulla ha potuto qui Indovina, è 2-1 per lo Zimbabwe. Di Franco la attenzione Traina che prova a reagire per la sua squadra, però deve fare conti con Di Franco, attenzione! Il brutto rinvio di Garofalo ed è 2-2 dei Black Ops. E qui giustamente premiato Marranca per l'ottimo primo tempo che sta disputando finora, però troppo solo, ovviamente Garofalo ha dovuto respingere in qualche modo il tiro di Traina, come un falco Marranca l'ha messa dentro. Puntuale l'inserimento e l'intervento soprattutto di Walter Marranca. Buona corsa per Sansone, 1-2 con Marranca, ancora... Buona corsa che adesso guadagna la rimessa laterale, la mette in mezzo Traina, per poco... riusciva a fare il gol del 3-2. E qui in due sono stati beffati dall'inserimento fulmineo di Traina. Per il signor Chiarello. Attenzione alla ripartenza dello Zimbabwe. Russo. Russo contro la corsa. Russo! Un sinistro potentissimo che non può nulla indovina. 3-2 Zimbabwe. Qui un po' piegate le mani del portiere oggi in prestito dei Black Ops. Ma bello l'inserimento di Russo. Grande velocità, gran sinistro. E doppietta subito. Un esordio col botto per lui in questa apertura. Però... poco lucido quest'oggi per Ricone, qui intanto bello l'intervento di Di Franco, attenzione a questo contributo dello Zimbabwe per Ricone, in mezzo, d'arca, attenzione, indovina la palla lì, incredibile Camuca, mamma mia, sta succedendo di tutto da quelle parti. Eh sì, davanti a quella porta c'è sempre codice rosso,
Questa volta indovina, è stato bravo ad evitare forse l'autogol di Dark addirittura. Ma chiamala anche dall'altra parte! Garofalo, respinge! E finisce qui il primo tempo. Bel primo tempo, Manuel. Sì. Bel primo tempo, 3-2 per lo Zimbabwe. Insomma, bella partita, vero? Eh sì, forse lo Zimbabwe ha fatto qualcosa in più giustamente in vantaggio. È chiaro che dovranno cercare di essere più precisi là davanti i Black Ops. Le squadre sono a riposo e ci riposiamo anche noi. Bella partita fin qui, Gaio, 3-2 avanti voi. Molto combattuta. Abbiamo fatto un po' di cappellate, diciamo, dietro, seguirci l'uomo, però stiamo giocando bene. Ludovico, buon acquisto, per ora sta giocando bene. Ci passiamo di più la palla, questo già mi piace. Ve l'aspettavate Traina da vostra parte? No, sinceramente no, infatti non so da dove è spuntato. Era tesserato, sostituisce Cosentino. Ah, perfetto. Comunque Traina è più forte di Cosentino, voglio dire. Comunque no, vabbè, bravi giocatori, cerchiamo di tenerlo di più, far girare meno la palla e speriamo di vincere questa partita. Che partita sarà nella ripresa? Ma secondo me loro attaccheranno un po' di più, si sono difesi un po' di più per ora a catenaccio. Secondo me ora, dato che siamo in svantaggio, si scoprono un po' di più. Dobbiamo essere noi bravi ad attaccare in velocità. Abbiamo velocisti, dobbiamo farcela. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Dark, quando vedi Zimbabwe, diciamo che forse un po' vi confondete. No, vabbè, loro bravi a passare in vantaggio nel primo tempo, noi un pochettino deconcentrati sotto porta. Possiamo fare di più nel secondo tempo, speriamo che riusciamo a risistemare la partita. Poteva fare di meglio, indovina, sul gol di Russo? Poteva fare di meglio, potevamo fare anche meglio noi sotto porta. Va bene, che partita sarà nella serie, nella ripresa? Noi cerchiamo di dare tutto, se possiamo vincere ce la facciamo, altrimenti vinceranno loro perché sono più forti. In bocca al lupo. Grazie. C'è Parente davanti, con la corsa vince di palla. Palla per Parente, esce Garofalo, la palla è lì. Attenzione a casa, inizia per i Black Ops. Ma già siamo dall'altra parte con il contropiede dello Zimbabwe. All'infoto è velocissimo, in mezzo per il Russo. Esce, indovina il Russo. Accarezza il palo. E qui ripartenza veramente perfetta dello Zimbabwe, dopo che Bonaccorso e Parente avevano sfiorato il gol del pareggio qui. Peccato per Russo, poteva essere la tripletta. Bonaccorso che sta facendo la punta da un bel po' di tempo. Poi Zach con la rovesciata riesce a trovare Parente dall'altra parte. Parente contro Ali Fuda. Parente lo supera e Parente stava facendo davvero un gollonzo qui. Sansone con calma prova a cercare Russo. Russo contro Dark. Buona la velocità di Russo che mette al barro Dark e Ali Fuda senza problemi mette il risultato ancora più al sicuro, 4-2 Zimbabwe. E qui verrebbe quasi voglia di assegnare il gol a metà a Russo e ad Ali Fuda, perché Russo veramente ha spaccato in due la difesa dei Black Ops. Cioccolatino per Ali Fuda e 4-2 per lo Zimbabwe. Poi il Russo, attenzione, sta arrivando Ali Fuda dall'altra parte. Sansone, attenzione, smarcato Sansone, esterno della rete, occasionissima per lo Zimbabwe. Qui Sansone ha sprecato l'ennesimo invito al bacio di un Ludovico Russo, veramente ispiratissimo oggi, grandissima la sua partita. Barranca, per Traina, chiuso da Gaio, Traina, lo supera, Traina, Garofalo con il piedi. E rientra in partita anche Garofalo con questa parata di ginocchio. Per Russo, attenzione che da lì Russo può tirare! Ludovico Russo! È la sua prima partita e che inizio di Ludovico Russo! E che partita di Ludovico Russo qui! Marchio di fabbrica, dribbling e tiro di sinistro! Implacabile, indovina non può nulla e adesso il solco si allarga, 5-2 Zimbabwe! La ripartenza dei Black Ops con bravo qui Russo a intervenire e anche in fase difensiva. Occhio a Traina, la botta, la smanaccia Garofalo, bella parata, attenzione, tutto calcolato, buco in difesa di Busetto. Traina, ancora l'immagine di Traina, che brivido. E qui l'ha toccata Garofalo proprio di quel tanto che è bastato. Ma sbaglia tutto Dark. Russo per Perricone che punta a Bonaccorso. Perricone contro Bonaccorso. Perricone con il piede all'ultimo Bonaccorso. E vorrebbe sbloccarsi anche lui adesso. Manca soltanto il suo gol all'appello. Occhio a Perricone, Ali Fuda! C'è anche gloria per lui. Tripletta. Non l'hai schierato, questo è pesante. Ed è tripletta per Ali Fuda qui. Ali Fuda.
Buona quella giocata dall'Ifuda, che può pensare anche al tiro, poi provisce a metterla in mezzo, attenzione, indovina, pensava che la palla andasse fuori, è incredibilmente colpita il palo. E indovina sicuramente non in giornata di grazia, almeno questo è quello che sta dimostrando finora. Per Ricone. Ancora Pericone che riesce a passare in mezzo a due. Occhio a Pericone, indovina. Ormai è un duello questo fra i due. Eh sì, ormai una volta raggiunte queste triplette, adesso lo sport preferito dello Zimbabwe è far segnare Pericone. Quindi Franco che perde palla, gliela ruba Traina, ma c'è il Russo a recuperare. Che adesso passa in mezzo a due. La falcata di Russo ed un grandissimo gol. Poker per lui. Mamma mia quanto è in forma Ludovico Russo. Russo sta dominando la partita. Quarto gol per lui, ma questa è veramente una perla. È passato in mezzo a due, ha battuto indovina, lo ha ipnotizzato. E adesso c'è anche lo scarto per lo Zimbabwe. Il tiro libero di Traina, che si spegne sul ragazzi, fondo, ha sbagliato Giorgio Traina. E qui l'errore di Traina è abbastanza grave, ha proprio sbucciato la palla, mandandola addirittura fuori. Occhio dall'altra parte, Sansone per Pericone, 2 contro 1, Pericone per Sansone, Pericone, incredibile. Davvero giornata no per lui, non riesce a metterla dentro. Però questa era un'azione da PlayStation, Manuel, veramente bellissima, 3 tocchi velocissimi. E Pericone per poco non arriva all'appuntamento col gol. Traina il tacco a cercare Buonaccorso, sbuca Parente, Garofalo, buono intervento il suo. E attenzione perché subito mette movimento Pericone. E qui Darka ha rischiato l'assist appunto al suo avversario. Di Franco in qualche maniera cerca di recuperare palla, ma arriva Sansone a dare una mano in difesa e può partire. È partito il Giovinco dell'Interschool. Poi palla per Pericone, in mezzo per Ettore. Sansone, punto esclamativo alla partita. E adesso diventano 8 i gol dello Zimbabwe, 4 quelli di Sansone che aggancia Russo. E non poteva che andare lui in gol dopo il bel recupero in difesa che ha fatto. I piccoli sgoccioli di questa partita. Di Franco recupera il pallone, esce la difesa, 3 contro 1. Di Franco ha 2 soluzioni. Di Franco per Panasci, c'è gloria anche per lui, rispolverando il mondiale. Alessio Panasce. Eh sì, è l'eroe del mondiale, trova la gioia anche oggi. È una gioia che serve soltanto ad allargare ulteriormente il divario. E per rendere più nero la giornata dei Black Ops. Adesso è veramente netta l'affermazione proprio per Panasce e compagni. Il tiro libero di Fiocco Buonaccorso in Garofalo! Davvero sontuosa la sua partita! E attenzione! Garofalo qui però poteva risparmiarsela questa, questo episodio. È esagerato, aveva fatto una bella parata sul tiro libero. E con questa partita vi confermate di essere i campioni del mondiale. 9-2. Ci siamo ripresi. Vi siete ripresi alla grande, ma diciamo, chi è che vi ha fatto riprendere? Merito anche di Ludovico Russo. Grande partita la sua, ma non è vero, io l'ho trovato ben organizzato. Ma guarda, il discorso è che abbiamo anche più fiato, ci sono tante varianti. Cioè, ci siamo messi a posto. Ludovico non l'ho raggiunto niente male, corriamo durante la settimana, insomma, ci siamo. Comunque, gran partita di tutti. Sì, Alifuda davvero. Alifuda oggi grandissimo. Una tripetta. Alifuda oggi era un mostro. E poi Garofalo che è stato fondamentale. È il solito portiere, è il solito portiere della Serie A. Cioè, infatti io avevo messo a 7, dopo, con la, ecco, 15 non so almeno. Chi è che ha fatto, 15, chi è che ha messo i voti per del gordo a 13, ma le due non segna mai. Allora parliamone, o tutti a sta squadra di merda, tutto Zimbabwe e un fantacalcio. E cosa? Ma hanno segnato se tutti. Se vuoi dire tra me, io ho messo Sansone e Panashiment, vabbè. E non ho messo Alifuda. Io vabbè, lasciamo stare. Lei che si è mangiato col sinistro. Ieri è passato tutta la giornata a allenarci. Ma tirare col sinistro! Sei un finocchio! Andrea mi sta maledicendo ancora, gliela potevo passare. Busetta, l'ultima cosa. Io voglio ricordare che la tripletta di Alifuda oggi concorda con il ritorno di Olimpia, quindi dico. Vabbè, Ivan, che palla hai preso alla fine? Cioè, in un attimo c'è stata una barzelletta in campo che è Sansone. Ma quei due coglioni. Ma dove è Sansone? A proposito, quel coglione di Sansone per Ricone trova per darmi la palla solo. Cioè, tutti dall'altra parte solo, la palla non data.
E vabbè, e vabbè. Dimmi se questa è... Oggi il nostro bomba era secco. Oggi. Ma quando? Oggi Pericone è giornata nera. Però ho fatto almeno un 3-4 assist. Grande partita anche di Ivo. Un 3-4 assist. Partita pulita, senza gialli. Siamo stati bravi. In crescita queste Zimbabwe che hanno un'arma in più. Ricordo, eravamo di nuovo a 5,60 nelle bollette. Ma chi è che fa le bolle? Io mi ho giocato. Una cosa che sapete, chi è che ha messo i voti al fantacalcio? Quanto valevano i punti? Le quote, chi è che le fa? Vabbè, poi sta andando tutto a favore nostro. La telecamera è spenta, poi te lo dico. Ragazzi, complimenti, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao.